Buongiorno a tutti quanti. Siamo alla conclusione della nostra lunga serie sulle tempeste. Abbiamo visto prima due tempeste, una dove Gesù era nella barca e aiutava i discepoli dall'interno della barca. Poi abbiamo visto una seconda tempesta dove Gesù era fuori della barca e arrivava durante la tempesta ad aiutare i discepoli. E qui siamo su una terza tempesta dove Gesù non è presente, ma è presente Paolo, che è un apostolo di Gesù. E anche se Paolo è Paolo, è il grande Paolo, ciascuno di noi può essere un Paolo per le persone che sono nella tempesta assieme con noi. Abbiamo visto la settimana scorsa che Paolo aveva affermato che la visione che aveva avuto dal Signore, dall'angelo del Signore, è che nessuno sarebbe morto. Sarebbero soltanto stati persi la nave, il carico di materiale, ma tutti quanti sarebbero rimasti vivi. Controlliamo stavolta se Paolo ha visto bene, perché la prima volta aveva detto che ci sarebbero stati dei danni. La seconda volta dice che nessuno muore. Vediamo con la rimanente parte della storia quello che ci dice Paolo. La prima slide. Allora. Finché non si fece giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo: oggi sono 14 giorni che state aspettando sempre digiuni, senza prendere nulla. Perciò vi esorto a prendere cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza. E neppure un capello del vostro capo perirà. Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti. Poi lo spezzò e cominciò a mangiare. E tutti, incoraggiati, presero anch'essi del cibo. Sulla nave erano 276 persone in tutto. Qui era una nave bella grande. E dopo essersi alzati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Passiamo al versetto 42. Il parere dei soldati era di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse al nuovo. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito e ordinò che per primi si gettassero in mare quelli che sapevano nuotare per giungere a terra. E poi gli altri, chi sopra tavole e chi sul rottami della nave. E così avvenne che tutti giunsero sani a terra. Allora, mentre componevo questo messaggio, facevo questa parte, pensavo proprio ai nostri amici dalla Nigeria, una traversata dove c'è dell'acqua e a un certo punto le persone possono essere buttate in acqua, cadere in acqua. Figuratevi come stavano le persone all'interno di questa nave. Questa è l'importanza di avere Paolo all'interno di una situazione del genere. Se i nostri amici della Nigeria che sono venuti con la barca avessero avuto un Paolo dentro la vostra barca, se ci fosse stato Paolo sarebbe stata differente la cosa, perché sareste stati confortati all'interno della barca. Perché Paolo, la prima cosa che fa è questa, la quinta fase, esortava tutti quanti. Il versetto dice: finché non si fece giorno, Paolo esortava tutti a prendere del cibo, dicendo: oggi sono 14 giorni che state aspettando sempre digiuni senza prendere nulla. Perciò vi esorto a prendere cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, e neppure un capello del vostro capo perirà. Ora, a questo punto della tempesta, Paolo sembra diventato il conducente della nave, perché vedete che sta venendo fuori, sta dando ordini, sta consigliando le persone. Se leggete qualche versetto prima, quindi non lo leggiamo per motivi di tempo, vedrete che a un certo punto Paolo va dai militari e gli dice: guardate che i marinai, quelli che governano la barca, vogliono scappare
con una scialuppa, con una piccola barca della nave e rimaniamo senza equipaggio. Allora, è lui che consiglia ai militari di prendere e tagliare le funi della barca e così che nessuno possa scappare, tutti quanti rimangono in piedi. I militari si sono fidati delle parole di Paolo. I militari si sono affidati alle parole di Paolo, sono andati a controllare, hanno tagliato le funi che tenevano la barca. Come è successo tutto questo? Perché Paolo è diventato così? È diventato così autorevole? È diventato quasi lui che dà istruzioni a tutti quanti gli altri? Non è avvenuto per caso. Come Paolo ha acquistato la fiducia di tutti quanti, dei prigionieri, del centurione e dei soldati? Semplicemente si fa per dire, tramite la sua testimonianza, quello che lui ha detto e quello che lui ha fatto. Paolo non si era da solo preso il comando, d'altronde lui non avrebbe potuto prendere il comando, lui era un prigioniero, lui non aveva autorità di dare ordini, ma gli altri lo seguono. Riflettete, lui aveva annunciato la tempesta e la tempesta era arrivata, l'aveva annunciato quando cielo azzurro, nemmeno una nuvola, tutto quanto il mare era calmo, aveva affermato che nessuno sarebbe morto e erano 14 giorni che c'era una tempesta enorme, perché per stare 14 giorni, però dopo 14 giorni ancora non era morto nessuno, per cui aveva azzeccato la tempesta, aveva azzeccato il fatto che non sarebbe stato morto nessuno, non aveva trattato male nessuno. Perché? Perché quando era cominciata la tempesta non aveva detto a chi era voluto partire tu sei uno scemo e io te l'avevo detto, ma li aveva trattati bene, anzi li aveva incoraggiati, gli aveva detto state tranquilli. Paolo aveva testimoniato che era di Dio, aveva detto che era di Dio, ricordate che apparteneva a Dio, serviva a Dio, credeva a Dio, ma soprattutto aveva dimostrato che era di Dio tramite il suo comportamento, quello che faceva, tramite quello che faceva ogni giorno. Sapete, a volte alcune persone vengono da me, persone che hanno avuto una vita con grossi problemi, una vita turbolenta, una vita dove ci sono stati dei problemi grandi all'interno della loro vita, loro stessi hanno causato problemi grandi, che magari per via di droga, furti e cose del genere, e a un certo punto sono diventati credenti e hanno questa voglia di testimoniare questo loro cambiamento e mi dicono: Marco, io vorrei parlare agli altri di Gesù, vorrei dirgli che tutto quanto è cambiato, che non spaccio più droga, non rubo più, non vado in giro a creare danni a nessuno, ma le persone non mi sentono, non mi ascoltano, non riesco a fargli vedere che sono cambiato. Sapete come rispondo io? Io gli rispondo semplicemente: vedono il tuo cambiamento, lo vedono dall'esterno, vedono che sei cambiato. In pratica gli sto dicendo come ti comporti con le persone che ti conoscevano prima. Ti comporti esattamente come ti comportavi prima o ti comporti da persona cambiata? Le persone vedono all'esterno che non fai più quello che facevi prima. Sapete, noi siamo bravissimi a dividere la nostra vita in due, no? Diventiamo credenti e poi che cosa abbiamo? Abbiamo la nostra vita come credenti, per cui gli amici di chiesa, la chiesa e la nostra famiglia e il resto, e poi c'è la vita precedente, per cui gli amici di prima, quelli con cui spacciavo, quello con cui andavo a rubare, quello con cui facevo, mi ubriacavo, quello con cui
cui facevo le 5 di mattina non tornando a casa. E facciamo molto, siamo molto attenti a che i due gruppi non si incontrino mai. Allora, da una parte siamo in una maniera quando veniamo in chiesa, quando siamo con i fratelli e le sorelle in Cristo, e dall'altra parte rimaniamo esattamente uguali con le vecchie amicizie. Abbiamo accettato Gesù, lo conosciamo, ma nessuno lo vede dei nostri vecchi amici. Già, perché al posto di lavoro molti continuano a fare le stesse cose, anche essendo credenti, continuano a comportarsi nella stessa maniera, continuano a lavorare il meno possibile, quando possibile, continuano a saltare, ad ammalarsi il venerdì, così da avere venerdì, sabato e domenica liberi. Se sono dipendenti pubblici, se sono dipendenti, se invece hanno una propria attività, continuano a chiedere la fattura falsa per scaricare più tasse, oppure a scrivere sulla dichiarazione dei redditi delle cifre che non sono quelle vere. Eppure siamo credenti, ma continuiamo a fare quello che facciamo da noi. E molti, lo sapete che cosa mi dicono? Ma Marco, ma io non posso dimostrarmi completamente cambiato, perché le persone non mi accetterebbero, perché le persone non capirebbero, perché mi direbbero che sono un integralista, uno che non c'ha più il cervello. Paolo era arrivato alla fiducia delle persone non facendo vedere che era come loro, ma che era completamente differente da loro, che aveva creduto in Dio. Gli altri vedevano in Paolo qualcosa di diverso, vedevano qualcosa che era completamente diverso da tutti quanti gli altri. Il testo non lo dice, il testo non c'è scritto, ma io penso che in una nave che è da 14 giorni dentro una tempesta, le persone erano abbastanza disperate, tanto è vero che Paolo gli dice: guardate, siete 14 giorni che non mangiate, sono 14 giorni che non mettete niente in bocca. Normalmente conosco una persona che sta in questa chiesa, senza fare i nomi, ce l'ho davanti, video non lo vedete, che quando c'è una preoccupazione non mangia più, e noi dobbiamo dirgli: mangia, mangia, perché si blocca l'appetito. E per cui quelli della barca erano molto preoccupati, urlavano, piangevano, che ne so. Invece Paolo che dice? Paolo è tranquillo, Paolo è rilassato, Paolo è calmissimo. Che cosa gli dice? Dice: guardate, non abbiate paura, anzi mangiate, vedremo che poi proprio li mette seduti e li fa mangiare. Paolo aveva fronteggiato altri problemi, era stato lapidato due volte, l'avevano preso, l'avevano messo davanti in mezzo a un cerchio e gli avevano tirato pietre per ucciderlo, due volte era successo, era stato calato da ceste per non farlo uccidere dalle persone che lo cercavano. Prima lo cercavano i cristiani, perché credevano che era un fariseo che voleva ucciderli, e poi quando era diventato cristiano, le persone, c'erano i farisei che lo cercavano perché lo volevano uccidere come cristiano. Qui Paolo era abituato ad essere in problemi, e poi soprattutto, che cosa lo spingeva? Paolo aveva ricevuto da Dio una visione che nessuno sarebbe morto, che niente sarebbe stato, che nessuno sarebbe perito in quella tempesta. Allora, ci sono due insegnamenti dal comportamento di Paolo che sono importanti per me e per te. Il primo è questo: quello che faccio rivela agli altri quello che sono. Quello che faccio, come mi comporto, rivela, dice agli altri quello che sono, chi sono io. Se dico di appartenere a Gesù, ma poi continuo a fare quello che facevo prima di accettare Gesù, le persone non capiranno, anzi saranno confuse.
difficilmente accetteranno Gesù perché non vedono la differenza. Tu hai detto che sei Gesù, ma ti comporti come ti comportavi prima. Bevi, ti ubriachi, spacci, rubi, dici bugie, bestemmi e tutto il resto. E perché? Dov'è la differenza? Se voglio che altri accettino Gesù, gli altri devono vedere la differenza che Gesù ha fatto in me. Devono vederla. La devono vedere. Specialmente se sono persone che conosco. Perché a me è capitato, quando sono diventato credente e andavo con i miei compagni di scuola, mi guardavano dicendo: ma perché non fai più questo? E io lo spiegavo. Se io mi fossi continuato a comportare nella stessa maniera con cui mi ero comportato per 18 anni quando ero loro compagno di scuola, non mi sarebbe stata data la possibilità di dire: io non faccio più questo, quello che facevo prima, perché sono di Gesù. E non sapete quante volte questo mi ha aperto la possibilità di parlare agli altri del mio cambiamento che di Gesù. Per cui la prima cosa è: quello che faccio rivela agli altri quello che sono. Il secondo insegnamento è: come reagisco nella tempesta rivelo in chi ripongo la mia fiducia. Come reagisco nella tempesta, come reagisco quando ci sono problemi, rivela, dice agli altri, dice alle persone che ho intorno, a chi mi sto affidando. Mi sto affidando alla barca, al mondo dove vivo, o mi sto affidando a Dio? Paolo si affidava a Dio. Se mi dispero nella tempesta, immaginatevi se Paolo avesse cominciato a urlare, a strapparsi i capelli: oh Dio, siamo finiti! Come sarebbe andata a finire la cosa? Se mi dispero nella tempesta, gli altri non sapranno che io mi affido a Dio. Se voglio che gli altri affidino come ho fatto io la mia vita a Gesù, devo dimostrare con la mia calma il fatto che io non conto nulla, perché tanto mi affido a Dio. Mi ho affidato la mia vita a Gesù. Solo così sono capace di arrivare alla prossima fase, la sesta fase. Presi il pane e rese grazie. Detto questo, prese il pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti. Poi lo spezzò e cominciò a mangiare. Ma immaginatevi la scena: Paolo, in mezzo alla tempesta, prende un pane, rende grazie, ringrazia, lo spezza. Vi ricorda qualche cosa? Vi ricorda qualche cosa? Mi dai la prossima. Atti è stato scritto dall'apostolo Luca. Da Luca. Atti è stato scritto da Luca. Luca, al capitolo 22, versetto 19, poi dice queste frasi: poi prese il pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e diede loro, dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Io non penso che è un caso che Luca ha usato la stessa frase, la stessa identica frase. Paolo era nella barca e ha spezzato il pane e lo ha benedetto. Non so se era una vera santa cena, anche perché manca il vino, ma non c'è il vino, e tra l'altro non era nemmeno tra credenti. Ma Paolo ha fatto lo stesso atto di spezzare il pane che ha fatto Gesù insieme agli altri. Ha spezzato il pane e l'ha distribuito alle persone che erano lì sulla barca. Non so se fosse una santa cena, ma assomigliava tanto. E l'effetto di tutto questo è il versetto 36: e tutti incoraggiati presero anch'essi del cibo. In mezzo alla tempesta Paolo prende un pane, lo spezza, lo benedice e miracolosamente nel giro di 10 secondi gli altri, che prima per 14 giorni non hanno mangiato, prendono e cominciano a mangiare. Provate voi a convincere 276, erano in 276, tra prigionieri, militari e marinai, a mangiare quando per 14 giorni non hanno fatto.
fatto, a guardare il lato positivo della, della situazione. C'è una canzone inglese che dice "Look at the bright side of life", guarda al lato positivo della vita, e io mi immagino Paolo che cantava "Look at the bright side of life", guardate al lato positivo, però lui riesce spezzando il pane, benedicendo il pane spezzando. Qui non c'è soltanto la capacità di Paolo, qui c'è un intervento divino, qui c'è un intervento di Dio, c'è poco da fare. Paolo spezza il pane, lo distribuisce e la speranza riaffiora. Pietro dice così in 1 Pietro 3,15, 16: siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo una buona coscienza. Paolo era pronto a rendere testimonianza della propria speranza anche in mezzo alla tempesta. Come? Con mansuetudine, con rispetto, con buona coscienza, ma senza arretrare un passo dalla sua fede in Cristo. Benediceva il pane, lo spezzava esattamente come aveva fatto Gesù. Ti faccio una domanda: quando hai ospiti a casa, preghi prima di mangiare? Io spero di sì. Se non lo fai, fallo, dovresti. Non puoi immaginare quante occasioni di discussione sono sorte da quella semplice preghiera durante il pranzo con gli amici a casa, proprio il motivo della preghiera fatta prima di mangiare. Ora, quando benedici il cibo, quando dici la preghiera di benedizione, cosa stai chiedendo a Dio? Di benedire il cibo? Cioè, vuoi che davvero che Dio benedica il pane, l'antipasto di prosciutto e melone e il coscio d'agnello? Tu vuoi che benedica, le persone che stanno lì vengano benedette. Quando tu preghi insieme agli altri a pranzo e a cena, è perché tu vuoi che la benedizione del Signore scenda sulle persone che stanno lì, non sul cibo, non sul coscio d'agnello. Dio è sempre presente. Dio prende sempre molto sul serio quando tu preghi con il cuore, per cui se tu chiedi al Signore di benedire i cibi perché vuoi che le persone che stanno lì vengano benedette, lui le prende sul serio. È quello che è capitato a Paolo. Paolo ha benedetto il pane, per cui ha benedetto le persone che lo mangiavano, e le persone miracolosamente hanno riavuto di nuovo l'appetito di mangiare e hanno potuto mangiare e rimettersi in cuore. Settima fase, siamo quasi alla fine. Volendo salvare Paolo. Il parere dei soldati era di uccidere i prigionieri, carini i soldati, era di uccidere tutti i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuovo. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da questo proposito. Mi sono chiesto, perché salvare Paolo? Paolo, abbiamo già detto la volta scorsa, non è che era un prigioniero migliore di altri, non era uno di quelli che in Roma aveva detto guarda per carità portaci questo vivo, era lo stesso Paolo che aveva detto guardate io voglio andare a Roma a parlare con Nerone, con l'imperatore, per cui non era differente dagli altri. Qualcosa deve essere accaduto secondo me nella mente del centurione, tra il centurione e Paolo, perché a un certo punto il centurione diventa il difensore di Paolo. Tutti gli altri dicono sì, ammazziamo tutti, strage, buttiamo a mare e non se ne parla più. Invece il centurione dice no, se io voglio salvare Paolo, il mio amico Paolo, a questo punto devo salvare tutti quanti. E qui che cosa accade? Qualcosa deve essere accaduto. Avrà creduto il centurione? Il testo non lo dice. Il testo non dice se abbia creduto, non lo sappiamo. Ma sta di fatto che il suo è un comportamento abbastanza singolare. Paolo ha fatto un buco nel cuore del centurione. Paolo ha fatto un buco a forma
di Gesù nel cuore del centurione. E così che ha dato non soltanto a Paolo, ma a tutti quanti la salvezza. In una delle precedenti predicazioni, mi pare fosse la prima, abbiamo detto che il miracolo, vi ricordate quando Gesù ha fatto il miracolo di placare la tempesta la prima volta? Che cosa c'era la barca? E abbiamo detto che il miracolo di far calare il vento e di far cessare la tempesta era stato sfruttato anche dalle barche che erano intorno. Soltanto Gesù era su una barca, ma tutti quanti avevano goduto di questo miracolo, aveva avuto efficacia anche per le altre barche che erano sul Mar di Galilea. Qui vediamo la stessa cosa. Questa volta non è un miracolo, ma è una grazia. Una grazia. Paolo riceve grazia dal centurione. Il centurione ha grazia per Paolo, perché non vuole farlo morire, ma la grazia non rimane su Paolo, ma si estende a tutti quanti quelli che sono sulla barca. Per la grazia che ha ricevuto Paolo, tutti quanti rimangono vivi. Pensate che Dio non lo sapesse. Pensate che Dio adesso, guarda, per la grazia che ho dato a Paolo, adesso sono salvi tutti quanti. Che fortuna! Dio non era stupito, Dio non è mai stupito di niente. A Dio non rimane stupito di nulla. Dio sapeva esattamente quello che sarebbe successo. Dio sapeva esattamente che dando grazia a Paolo, tutti quanti avrebbero ricevuto grazia. È una strategia che sta usando. Dio aveva messo nel cuore del centurione Paolo, l'aveva fatto diventare amico proprio perché voleva salvare tutti quanti sulla barca. Tutti quanti, attenzione, non soltanto quelli che erano giusti. Paolo si era guadagnato sul campo con i suoi saggi consigli, con il suo non essere mai aspro, con il suo conforto e l'esortazione, col suo essere affidabile, si era conquistato la grazia del centurione. E tutto quello che aveva fatto Paolo adesso ricadeva su chi non aveva fatto niente, perché i prigionieri, i poverini, non erano stati come Paolo, non erano stati così bravi, si erano disperati, probabilmente avevano preso pure a male parole i centurioni, il centurione, perché erano partiti. Ma in questo momento ricevevano la grazia, la stessa grazia che riceveva Paolo. Allora, questo mi faceva riflettere per quanto riguarda la mia vita. Io spesso credo che se io sono cattivo, se ho un cattivo rapporto con Dio e con Gesù, questo riguarda soltanto me, tra me e Lui. Chi ne soffro, ne soffro soltanto io. No, non è così. Se io ho un cattivo rapporto con Gesù, se io ho un cattivo rapporto con Dio, Dio non sarà capace di estendere la benedizione che ha messo su di me e agli altri, perché io non ho rapporto con Lui. Se Paolo avesse litigato con Dio prima di salire sulla barca, tutto questo non sarebbe accaduto, e forse Paolo sarebbe pure morto e tutti quanti gli altri. Più volte ho detto che il posto più vicino a Dio che ha un non credente sei tu. Tu sei il posto più vicino che un credente ha a Dio. Se è Dio che arriva presso il non credente, e quel posto sei tu. Tu sei un canale attraverso cui le benedizioni possono fluire. Dio è sopra. Dio ti benedice, le benedizioni vuole che vengano condivise con altri. Tu sei un canale tramite cui Dio vuole benedire gli altri. Tu, e più sei in comunione con Dio, più lo segui, più Dio ti guida. Paolo aveva addirittura le visioni, più queste benedizioni possono essere date, mandate agli altri. Infatti, fase 8. Tutti giunsero salvi. La benedizione che aveva ricevuto Paolo si era estesa a tutti quanti gli altri nella barca, tutti. Ordinò che per primi si gettassero in mare quelli che sapevano nuotare per giungere a terra,
e poi gli altri, chi sopra la tavola e chi su dei rottami della nave. E così avvenne, tutti giunsero sani a terra. Ora, nonostante l'imperizia, nonostante il centurione e il padrone della nave non avessero capito nulla di meteorologia, nonostante la tempesta, nonostante 14 giorni senza mangiare, nonostante che avevano buttato a mare tutto quello che c'era, strumentazione, cibi, acqua, tutto quanto, nonostante il naufragio, nonostante la barca si sia sfasciata tutta quanta, come dice? Ordinò e così avvenne che tutti giunsero salvi. Nonostante tutto, si era avverato quello che aveva detto Paolo. Paolo che cosa aveva detto? Nessuno muore. Perderemo la barca, perderemo le cose, ma non vi preoccupate, nessuno muore. Dio è fedele. Dio è fedele. Dio è sempre fedele e promette quello e mantiene quello che ha promesso. Dio aveva promesso nessuna morte e nessuna morte è stata. Però vi siete fatti la stessa mia domanda? Perché tutti? Perché Dio salva tutti? Su quella barca c'erano parecchie persone da salvare, probabilmente Paolo di sicuro, era credente. Forse molti dei prigionieri erano credenti, non sappiamo. Il centurione probabilmente era da salvare, perché è quello che ha creduto a Paolo. Ha creduto a Paolo e ha salvato tutti gli altri. Ma gli altri perché? Degli altri c'erano i marinai che volevano scappare e lasciare tutti quanti da soli, per cui in balia delle onde. C'erano i soldati che avevano detto ammazziamo tutti quanti. No? Ammazziamo tutti quanti. Ora, non poteva Dio estendere la benedizione di Paolo soltanto a quelli bravi, solo a quelli giusti? Io l'avrei fatto. Io sinceramente avrei detto, ok, questi che volevano ammazzare tutti li facciamo affogare. Questi che volevano abbandonare la nave li facciamo affogare, salviamo questi bravi. E per fortuna che io non sono Dio. Io non sono Dio. Perché Dio non soltanto è un Dio giusto, ma è un Dio d'amore. Dio è un Dio d'amore. Della prossima. Seconda Pietro 3,9 dice così: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano all'avvenimento. In altre versioni c'è scritto invece di ravvedimento a salvazione, ad essere salvati. Dio vuole che tutti si salvino, tutti, indistintamente. Il giudizio ci sarà, ma alla fine, per quelli che non accettano, ma Dio le proverà tutte, 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 pur di guadagnarne uno di più per lui, pur di salvarlo di più. E la cosa stupefacente, la cosa che ancora non riesco a rendere, a capacitarmi, è che Dio si occuperà di portarne di più tramite qualcuno. Mi dai il prossimo versetto? Questo è il versetto del capitolo precedente, sono i versetti 22 della predicazione precedente, i versetti 23 e 24 di Atti 27. Poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compagni davanti a Cesare. Ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Il mezzo con cui Dio porta a salvamento, a salvazione, a ravvedimento, sei tu, sono io, siamo noi. Dio ha affidato a Paolo tutti, non soltanto quelli che erano simpatici, non soltanto quelli buoni, quelli bravi. Dio affida a me e a te, se sei credente, tutti quanti, non soltanto quelli bravi, quelli che ci piacciono, quelli
con cui sentiamo uno scambio di affetto, quelli che ci ascoltano, ma tutti, anche quelli che ci perseguitano, anche quelli che ci vogliono morti, anche quelli che fanno del tutto per farci del male, anche quelli che vogliono ucciderci, anche quelli che vogliono abbandonarci. Ma ci affida soprattutto quelli, soprattutto quelli. Perché Dio che cosa ha detto nel versetto precedente? Dio non vuole che nessuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento, a salvazione, che tutti quanti vengano salvati. Sono io, sei tu, siamo noi le persone a cui Dio ha affidato il compito, ha affidato il compito di portare la promessa, la promessa, sani e salvi, di portare sani e salvi tutti gli occupanti di questa barca che si chiama terra. Spetta a me e a te affermare che appartieni, che servi e che hai fede in Dio, come aveva fatto Paolo, di nutrire un rapporto con lui affinché possa parlarti, perché possa darti visioni, così come ha fatto con Paolo, parlare con rispetto, senza risentimento, e affidare a tu, perché Dio possa affidarti tutti, tutti quelli che sono assieme a te, perché tu possa arrivare a spezzare il pane, a chiedere la benedizione sulle persone che stanno insieme a te e che non sono ancora credenti. Io e te siamo il canale tramite cui Dio salva assassini, peccatori, stupratori, spacciatori di droga, ubriachi, ladri. E non soltanto quelli bravi, e non soltanto quelli bravi. Spetta a te e a me costruire il regno di Dio, perché Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te, non soltanto quelli bravi, affinché tu li ami esattamente come ha amato Gesù. Gesù non è venuto per quelli bravi. Gesù ha detto: non sono venuto per salvare i guariti, ma gli ammalati. Prendiamoci a pregare. Signore, devo confessarti che rimango stupito tutte le volte che leggo nella tua parola che tu ci hai affidato il compito di salvare. Cioè, il compito di testimoniare. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che è stato detto oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Gesù, io voglio essere tuo servo, tua serva, voglio servirti, voglio seguirti. E voglio che tu mi renda potente, che tu mi dia visioni, che tu mi dia progetti per il futuro, perché io voglio arrivare dove nessuno è arrivato, perché voglio che tutti quanti sappiano che io sono credente e che le mie benedizioni possono passare tramite me alle persone che non sono credenti in questo momento. Ti chiedo di aiutarmi a testimoniare, ti chiedo di aiutarmi a mettere a disposizione quello che so di te agli altri, non soltanto a quelli che mi piacciono, non soltanto a quelli con cui nutro un affetto, ma tutti quanti, soprattutto a quelli che non mi piacciono, soprattutto a quelli che non si comportano bene davanti agli occhi tuoi. È lì che io voglio arrivare, Signore Gesù. Dammi la forza e la potenza, perché io voglio amare esattamente come hai amato te, che non ha amato soltanto le persone amabili, ma ha amato soprattutto le persone impresentabili. Questo te lo chiedo, tuo santo nome, Signore. Thank you.